Non date retta al re, non date retta a me. Chi vi inganna si fa sempre più alto di una spanna, si mette sempre un berretto, incede retto. Con tante medaglie sul petto. Non date retta al saggio, al maestro del villaggio, al maestro della città. A chi vi dice che sa? Sbagliate soltanto da voi, come i cavalli, come i buoi, come gli uccelli, i pesci, i serpenti. Che non hanno monumenti e non sanno mai la storia. Chi vive è senza gloria. Pronto? Pronto, Matteo. Sono Luigi. Ma l'hai saputa la notizia? No. Da domani a scuola ci saremo solamente noi. Solo noi. Solo noi alunni. No, no, ma non è un'autogestione come le altre volte, no, no. Sembra fantascienza, ma non ci saranno né collaboratori, né professori e neanche il preside, neanche il preside. Potremo fare tutto quello che vorremo, quello che abbiamo sempre desiderato, ma questo è un sogno. Mamma, mi raccomando, non farmi disturbare da nessuno. Sono in riunione con il centro fantascientifico, direzione scuole senza prof. Stai tranquilla, mamma, siamo in una botte di ferro. Sì, sì, ho capito, ma non è possibile, mi dispiace. Da domani sarò io la preside della mia scuola. Ciao! Sai perché sono così emozionata? Perché domani a scuola noi studenti faremo finalmente ciò che abbiamo sempre voluto fare. Ma no, non faremo una festa. Faremo finalmente ciò che ci sembra giusto. E io so già cosa farò. Mamma, ti dico di stare tranquilla. Non so, credo sia un esperimento. Il fatto è che sono spariti i prof. Forse gli alieni ci hanno fatto questo favore. Adesso saremo noi a pensare alla nostra scuola. Non lo so, mamma, non so se ne saremo capaci. Ma ce la metteremo tutta. I miei amici sembrano impazziti, impazziti. Anch'io all'inizio ero felice, anzi no, euforica. Ma adesso mi chiedo, come faremo senza prof? Saremo capaci di andare avanti con i programmi? E poi, come farò ad interrogare la mia migliore amica e metterle un voto brutto anche se lo merita? Oddio, oggi sera a scuola! E vabbè, non ci andrò. Per me dovrebbero inserire l'ora di relax. Anzi, sai cosa? Me la farò adesso. Mm.
Caro diario, oggi è stata una giornata epica, memorabile, fantastica. Noi studenti abbiamo preso il controllo della scuola e abbiamo fatto quello che veramente volevamo, ma nessuno di noi ha perso tempo. Anzi, c'era un bellissimo fermento. E pensare che il mio amico Gilberto, che aveva proposto l'ora di relax, ora invece è diventato il miglior professore di Pro Builder di Minecraft. Sono stanco. Oggi mi sono alzato e sono andato a scuola. Addio, ora di relax. Anzi, ma che relax! Oggi, ragazzi, non mi facevano andare via! Prof, come si fa questo? Prof, come si fa quell'altro? Basta! Oh, è stato bellissimo. E che dire della super preside Sabrina? Ha ascoltato tutti i miei consigli mentre eravamo in pausa e li ha messi tutti in pratica. Che orgoglio! Dirigere una scuola non è stato facile, coordinare i prof, ascoltare le esigenze degli alunni, ma è stato davvero interessante. Quel che ho capito oggi è che fare la preside è davvero difficilissimo. Mi piacerebbe da grande diventare una dirigente scolastica, poter introdurre lo yoga nelle classi, musica classica nelle aree comuni, pulizie fatte anche dagli alunni, così che possano sentire la scuola maggiormente come una casa, la loro casa. Beh, allora corro a studiare, perché per essere la boss della scuola devo saperne più di tutti. Oggi potevamo seguire le lezioni che volevamo. Allora io ho cambiato classe e sono stata ad una lezione d'arte. Siamo andati sulla spiaggia con il cavalletto e abbiamo dipinto su tela. È stato come un sogno. La brezza del mare mi accarezzava le guance e io tratteggiavo la costa. Riempivo di blu il mio quadro e i miei occhi non credevano a tanta bellezza. Tornando in classe poi, il nuovo prof ci ha fatto comporre anche una poesia. Ognuno di noi un verso. Il mio? Vorrei imparare così, tra le nuvole e il mare. E la mia voglia di fare. Scommetto che poi a quest'ora Matteo starà raccontando questa memorabile giornata al suo diario. Però, almeno così, rileggendolo da grandi, ci ricorderemo, diciamo, di queste splendide giornate, anche perché io e Matteo da grandi di certo rimarremo ancora amici. No, rimarremo ancora amici, io lo so per certo, sappi. Ma ti ho già raccontato del prof Gilberto e della preside Sabrina? Okay. Però non ti ho detto quando siamo saliti sulle scale della scuola e abbiamo in giacca e cravatta e abbiamo raccontato a tutti quanti la nuova scuola, quindi meno compiti e innanzitutto molto più vita vera, poi ebook e videogiochi per studiare e orari fatti anche sulle nostre esigenze. L'esperienza è stata ottima. Nessun alunno si è messo in testa di poter fare il professore. È stato solo un gioco con le sue meravigliose regole, le nostre. L'ho fatto. Sì, l'ho fatto. Oggi sono stata la prof di inglese e ho interrogato Marta, la mia migliore amica. All'inizio lei tentennava, non riusciva a rispondere alle mie domande. Poi ho capito. Era solo nervosa perché ero io a fare l'interrogazione e non riusciva a ricordare nulla. Allora abbiamo cambiato tutto. Le ho detto che poteva fare lei le domande come se fosse una professoressa e dare anche le risposte. Beh, forse è più una cosa da Marzullo, ma vabbè. Ha fatto un'interrogazione bellissima.
Ci siamo anche divertite e le ho dato 8,5. E pensare che stamattina mi ero preparata per la giornata di scuola che mi aspettava. Finalmente il mio sogno si sarebbe avverato. E guarda qui come mi sono ridotta. Sono stravolta. Fare una squadra di ginnastica non è per niente facile. Motivare tutti, fare gli allenamenti, capire i talenti e intuire i bisogni. Beh, è questo che fa una maestra perfetta. E anche i suoi capelli fuori posto. Sono soddisfatta di quello che ho fatto. Signori e signore, l'esperienza è stata ottima, ma nessun alunno si è veramente messo in testa di poter fare il professore. È stato semplicemente un gioco con le sue meravigliose regole, le nostre. Evviva! La scuola! Lasciate! Fare! A me! Ma? Ridateci! I prof!